Allora, dottore Escobar, le domando che percezione lei ha della qualità della vita a Milano, tenuto conto che alcuni dei dati che sono stati presentati oggi dicono che nei momenti di crisi la gente cerca la cultura, evidentemente, il teatro, la musica. Sì, io partirei da una conclusione che ci ha visto d'accordo con il Presidente Bassetti e con il Rettore Azzone. La sintesi forse dell'indicatore della qualità della vita è la capacità di un'integrazione internazionale. Sembra un paradosso perché lega e suscita molte paure, molte insicurezze, mette in discussione l'identità, l'io, è manipolata qualche volta perché invece che resilienza diventi resistenza e paura. Allora la spiegazione, secondo me, dagli studi di Meglio Milano, ma anche del lavoro che facciamo quotidianamente, è che ci si rivolga alla cultura non come diversivo per non affrontare questi temi, ma perché dentro la cultura questi temi trovano rappresentazione condividendo delle domande. E quindi in realtà la cultura sia un elemento fondamentale. La cultura vuol dire anche una casa, vuol dire il lavoro, non vuol dire semplicemente Goldoni, Shakespeare o un contemporaneo. Lì c'è il nucleo in cui si ricostituisce un'identità non chiusa, in cui si ricostituisce un'idea di cittadinanza che non è fondata su certezze che crollano di fronte alle minacce del cambiamento. Allora la cultura è uno strumento formidabile per leggere e sentire non come minaccioso, nelle sue contraddizioni, nelle sue anche minacce, nelle sue sfide, il cambiamento del mondo. Questa è la spiegazione. Altrimenti non si capirebbe perché anche durante il periodo della crisi economica più dura, e secondo me gli effetti della crisi si sentono adesso perché l'onda viene dopo, la gente frequenti i luoghi della cultura nel senso stretto, perché in realtà ha bisogno di una cultura della cittadinanza, e questo è il nostro mestiere. Grazie. Grazie.